Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo giunti nella quinta parte, quinto episodio del walkthrough di Far Cry Primal. Ragazzi, nell'ultimo episodio, come presumo vi ricorderete, eravamo stati attaccati dagli Udam e ci siamo difesi anche grazie al nostro nuovo amico Lupo. Ora dobbiamo andare a bruciare il villaggio. Io dovrei scendere, ragazzi, ma non so da dove. Quindi vediamo se da qui. Sono sbagliato di direzione. Sì, infatti avevo sbagliato di direzione. Ok ragazzi, scendiamo e andiamo a bruciare il loro villaggio. Ok ragazzi, siamo avvicinati al campo e qui siamo già entrati in azione. Vedete, il mio amico Lupo mi ha aiutato. Nel frattempo che ci avviciniamo al campo, guardate qui ragazzi, infatti lo devo curare. Ecco qui, diamo della carne. E ora lo accarezziamo, ecco qua. Guardate quanto è figo, ragazzi. Nell'avvicinarci al campo abbiamo trovato questi tizi a fare da guardia. E quindi ora possiamo proseguire. Dobbiamo fare attenzione a non farci magari scoprire. Vedete, ci... guardate quanti ce ne sono, ragazzi. Facciamo una cosa, mandiamo il gufo. Ragazzi, mi hanno scoperto, mi stanno attaccando. Dobbiamo uccidere questo noi, ragazzi, nel frattempo. Per fortuna c'è il mio amico Lupo che mi aiuta tantissimo. Guardate qua, che lui blocca gli archi e io poi posso colpirli, grazie. Allora, lancia sassi con petrangio per distrarre i nemici. E però non accucciati. E poi, ok, vabbè ragazzi, come tutti gli altri Far Cry praticamente, ok. Allora, qua possiamo curarlo, vedete, gli diamo un po' di carne. Lui che comunque ci ha aiutato tantissimo. Il soggetto della bridossa a due uccidi tutti i nemici. Ok. Qua fughiamo, ragazzi, vediamo cosa troviamo. Niente. Allora, dobbiamo distruggere gli alberi d'ossa. Dove sono? Da questa parte, ragazzi, vedete, ecco qui. Allora, dobbiamo distrarre i nemici lanciando un sasso. Anche se, ragazzi, io presumo che li abbia già ritirata della carne lacerata, luogo scoperto. Ragazzi, i nemici comunque mi sa che li ho già uccisi tutti prima. Fuori uno. No, ragazzi, lì ce n'è bugia. Lì ce ne sono tre addirittura. Mettiamo qua il sasso. Vediamo se viene distratto. Qui ragazzi, nel frattempo i nostri compagni stanno lottando. E allora noi nel frattempo dobbiamo distruggere tutto. Distruggiamo. Secondo. Ok ragazzi, qua qualcuno mi ha colpito. Non ho visto da dove. Mi manca solo uno degli alberi d'ossa. Eccolo qui. Dov'è? È sopra qui, ragazzi, mi sa. Allora dobbiamo salire. Saliamo, saliamo, saliamo. Vediamo se è da ste parti. Sì, eccolo qui. Ok, ragazzi, distruggia. Perfetto, distrutto anche questo. Allora, uccidi i guerrieri Uda rimasti. Ok. Con molto, molto piacere. Ragazzi, andiamo a uccidere tutti sti bastardi. Io direi di mandargli la mia belva contro. Allora, vai subito. Ecco qua, ragazzi. Ok,
Grande, ragazzi. Tocca a te morire. Ti finisco io. Colpo alla testa. Ragazzi, devo andare ad aiutare il mio fedele amico. Guardate, ragazzi, là. Ecco qua. Allora, ragazzi, è rimasto solo uno. Sono morti tutti, praticamente. Attacco dell'Udan completata. A prova di lancia. Ok, ragazzi, li abbiamo distrutti tutti. Qui, che è successo? Tu uccidi Ul. Udan morti. Ul vive ancora. Sarebbe, penso, quello prima, con la faccia sfregiata nello scorso episodio. Lui torna. Molti Winja muoiono oggi. Attacco isterico. Molti Udan muoiono oggi. Winja forti, viviamo. Basta, continua a tagliare orecchie, ragazzi. Voglio orecchio di Ul. Non smette finché Winja ancora vivi. Salva Winja Marwa. Presto incontro a Mia Lama. Per Winja. Una specie di tributo in onore e memoria di Winja. Per Winja. Udam, la furia di Ul. La lotta per Oros ha inizio. Ok, ragazzi, direi che siamo entrati veramente ora nel... Cioè, iniziamo a entrare ora veramente nel gioco. Allora, premi, vabbè, il tasto centrale per aprire il menu della mappa. Dei Winja scomparsi con abilità uniche sono stati visti l'ultima volta nelle regioni indicate. Esplora ora se porta questi abiti Winja nel tuo nuovo villaggio. Ragazzi, abbiamo 3 punti abilità, io direi di utilizzarli. Qui Doma Felini. E io direi subito di utilizzare. Poi Gufo attacco 1, quindi Gufo può attaccare. Poi abbiamo ancora Mostra risorse, quindi legno, pietra e altre risorse per il villaggio, ed è utile. Qui le mappe e qui cura in corsa. No, questo però possiamo sorvolare. Ho questo, io direi, ragazzi, che il gufo, un attacco del gufo potrebbe essere utile. Sì, facciamo questo. Sì, possiamo attaccare anche con il gufo. Allora, ragazzi, queste sono le possibili destinazioni. Qui c'è Takkar. Possiamo andare a Giamma la cacciatrice. Poi abbiamo Wuga l'artefice. E infine abbiamo Korosh il guerriero. E ragazzi, direi di partire dalla cacciatrice. Allora, cibo e salute. Sbloccato la ricetta, aumento di velocità. Premi tasto analogico sinistro per aprire il menu cibo e vedere. Recupera carne e piante per preparare ricette. Continua ad aiutare Saila. Ok, va bene. Allora, carne. Qui cosa possiamo preparare? Miglioramento di 10 danni del fuoco del 30%. Ok, proviamo a mangiare questo. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a cercare la cacciatrice. Quindi, ragazzi, ci vediamo quando sono arrivato sul punto dove è stata vista l'ultima volta. A fra poco. Ragazzi, vi spiego che cosa è successo. Sto cercando di arrivare alla cacciatrice, solo che sto facendo un giro lunghissimo, ma siccome mi manca un artiglio per scalare le montagne e non posso ancora sbloccarlo, sto facendo un giro lunghissimo, non riesco a trovare la strada, cioè la strada è bloccata, appunto, ci vuole questa
vampira, questa cosa qui. Nel frattempo curiamo la belva. Vedete, ora sto usando il lupo normale. Quindi ragazzi, il problema è questo. Sto facendo il giro e nel frattempo ho trovato questa pila. Quindi l'abbiamo appena sbloccata. Ora vediamo dov'è. Eccola qua. Prendiamo fuoco. Ok. Accendiamo la pila. Così anche questa qui è sbloccata e quindi diventa nostra. Ecco qua. Perfetto ragazzi, nuova pila sbloccata. Pila della guardia di pietra. E quindi abbiamo anche la popolazione aumentata ragazzi. Allora, vi faccio vedere la mappa. Noi siamo qui. Dobbiamo andare qui da Jaima la cacciatrice. Il problema è la strada, vi ripeto. Sto avendo difficoltà a trovare la strada perché ci vuole una specie di rampino. Vedete questo qui, ecco qua, ve lo faccio vedere, guardate, questo qui. Sblocca l'artiglio rampino, ma non posso ancora sbloccarlo. Quindi ora, ragazzi, vedo se trovo la strada, ve lo dico. Altrimenti cambiamo la missione principale. Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, allora, finalmente ci siamo. Vedete, questo era il punto indicato che avevo messo io qui sulla minimappa. Ora possiamo anche toglierlo, disattivarlo. Ok, abbiamo il menu creazione, possiamo creare, possiamo migliorare la faretra e quindi l'abbiamo fatto. Poi menu abilità anche, vediamo un po', abbiamo un punto abilità, quindi o curarci in corsa o mostra piante. Io direi ragazzi mostra piante per quando vogliamo costruire e migliorare le cose. Ok ragazzi, allora io qui ce ne sono due nemici, vedete, io qui metto l'arco. Direi di puntare in testa, colpito. Fuori uno. Fuori due. Ok, perfetto. Così non ho avuto neanche bisogno del mio amico lupo. Quindi nel frattempo ho recuperato la freccia di legno e posso frugare uno e posso frugare due. Ok. Allora ragazzi, avete visto lì che c'era il simbolo della cacciatrice, quindi dobbiamo, presumo, trovarla. Vedete? Vedete qui? Eccola. Eccola qui. Ok ragazzi, siamo... Allora, caverna de Asari, quindi luogo scoperto. Qui ci ha bloccato ragazzi, attenzione. Indietro. Tu Winja. Tu giovane fai rumore. Piedi grandi come mammut. Seguiamo orso da due soli. Tu spaventa orso. Da due soli per orso. Io trovo orso veloce. Insegno come cercare. Grandi parole per piedi di mammut. Mostra a noi come cercare. Se trovi orso, cammina piano. Ottima mira ragazzi, direi. A caccia. Ok ragazzi, si va a caccia di orsi. Io vorrei catturarlo sinceramente. Allora ragazzi, dobbiamo seguire le tracce dell'orso. Vedete? Eccole qua. Caverna della grossa mascella. Luogo scoperto. Ragazzi, eccolo qua l'orso. Eccolo qua l'orso ragazzi. Io direi di provare a catturarlo ragazzi, se ci riusciamo. Andiamo ragazzi, vediamo se riesco a catturarlo. Sarebbe un grandissimo colpo. Blocca per vita. No ragazzi, non posso catturarlo. Ragazzi, non so cosa devo fare qui.
Ragazzi, lo sto provando a catturare, ma è difficilissimo. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Devo andare ad aiutare anche lui, mio fedele compagno. Solo due di carne. Ragazzi, siamo riusciti ad abbattere l'orso. Scuoiamolo. Sì, possiamo dare la prova. Ecco lì, prima carne per 5. Ok, trova i cacciatori. Da questa parte. Ecco qui, checkpoint. Ecco qui, ragazzi. Ok, cacciatori presumo trovati. Eccoli qui, infatti. Buona caccia, piedi di mammut. Noi stanchiamo berba per te, tu uccidi facile. Non gli va bene che abbiamo trovato noi, ragazzi, ovviamente. Non la metteranno mai, quindi. Allora, nuova specialista, Winja. La cacciatrice grigia. Ok, ragazzi, abbiamo aggiunto, quindi, la cacciatrice. E la missione a caccia è anche completata. Quindi, una missione in più. Qui raccogliamo foglie viola. Ok, ragazzi, allora, anche questa quinta parte del walkthrough di Far Cry Primal finisce qui. Come sempre, lasciate like, commentate, condividete. Fatemi sapere se vi sta piacendo il gioco, sempre le vostre impressioni, se volete commentare. Mi raccomando, ragazzi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo, come sempre, vi dico, anche ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!